Ciao amici di Tok Tok Tunisia, questa bellissima ripresa la facciamo all'interno della piscina di nuova costruzione, all'interno di Paradis Palace, un posto stupendo dove ci si può rilassare, fare un bel bagno, riposare e soprattutto prendere il sole serenamente. Questa è la seconda piscina che trovate qui in questo splendido albergo ad Hammamet Sud e quindi se volete venire in questa struttura fatecelo sapere, contattateci e soprattutto condividete i nostri video. Vi aspettiamo. E quindi a questo punto ragazzi io ne approfitto e la provo subito. Ma vi dico già che mi piace tantissimo, è proprio il concetto di vacanza che mi piace tanto, avere la possibilità di rilassarmi, di buttare via tutte quelle negatività che si accumulano durante l'anno, perché ragazzi le vacanze è anche questo, non solo divertimento ma anche puro relax. E allora a questo punto andiamo a farci un bel bagno. Allora, veniteci a trovare, Paradis Palace, albergo 4 stelle ad Hammamet Sud. Se volete venire con i vostri amici contattateci, assistenza italiana in loco, e vi divertirete come me in questo momento. Ciao amici! Vai, è vatto a fare il bagnetto, una vasca di idromassaggio. Com'è? Fantastico, ti balla tutto. Il nostro amico Giancarlo. Guardate il nostro amico Giancarlo. Oh. Fenomenale, eccezionale. Siamo in Tunisia, ad Hammamet. Guardate che posto fantastico, guardate che posto fantastico, quanto verde, quanto verde. Paradis Palace, struttura 4 stelle ad Hammamet Sud, a 5 minuti da Hammamet Yasmin. E a 5 minuti da Hammamet. Basta uscire fuori da questa struttura che, come potete notare, è immersa nel verde per trovarvi o al centro della cittadina di Hammamet o alla medina di Hammamet Yasmin. Guardate che posto. Questa è la zona alta di questa struttura dove sono tutti i bungalow. Abbiamo fatto già delle dirette e abbiamo fatto vedere la zona bassa.
zona bassa perché? Perché è vicino al mare, quindi abbiamo una grandissima piscina che ti porta a due passi dal mare. Stupendo. E adesso mi ritrovo io a camminare in questo grande prato verde. Guardate, in questo prato, grande prato verde. E mi sto incamminando appunto all'interno di questa, di queste strutture, di questi bungalow. Ragazzi, qua ci troviamo all'interno di una struttura che è ben tenuta. Secondo me è stata fatta a cognizione di italiano, cioè va bene per gli italiani, curata in ogni piccolo dettaglio, ragazzi. Ma poi dopo un anno di stress nelle vostre città, ma venire qua e rilassarvi, che vi dispiace? Poi troverete noi, me e Sara, con la nostra organizzazione e assistenza italiana in loco, che è importantissima, non finiremo mai di dirlo. Quindi se avete qualche esigenza particolare potete anche contattarci nella nostra email info.toktoktunisia@gmail.com o tramite WhatsApp o Messenger. Tranquillamente queste due funzioni le troverete sulla nostra pagina Facebook. Poi vi raccomando, seguite sempre il canale di Sara, dove vi teniamo aggiornati anche per quanto riguarda la vita in Tunisia, per chi decide di trasferirsi, per chi decide di passare uno, due, tre mesi della sua vita in Tunisia, affittando anche uno degli immobili che noi trattiamo. Basta seguire la pagina, il canale di YouTube di Sara e sarete accontentati. Lì troverete tante nozioni. Se non vi bastano quelle nozioni, ci contattate e noi cercheremo di aiutarvi. Guardate, ce lo voglio fare vedere, ecco, un po' meglio. Dici, perché Mirko sorridi? Perché sorrido? Perché qui, con prezzi abbordabili, ti ritrovi immerso nel verde, totalmente. Nella natura, nel mare stupendo, in una spiaggia bianchissima, personale veramente educato, veramente, che sanno il loro mestiere, conoscono bene il loro mestiere. Camminando siamo arrivati alla bellissima piscina che ti porta poi sul mare. E allora, qui in Tunisia, ad Hammamet, sono le 16:30, quindi già le persone sono tornate in camera, si stanno cambiando perché stasera ci sarà uno spettacolino dopo la cena presso il teatro. Guardate che bella piscina grande, anche qui col ponticello. Il tutto, dico sempre, curato nei minimi dettagli. Io adesso voglio arrivare a mare. Metto un po' così faccio vedere anche un pochettino la struttura. Voglio andare a mare. Superiamo il ponticello. L'acqua scivola. Io non lo faccio perché ho sempre un po' di timore, però i ragazzi, 15enni, 16enni, piace. Adesso mi trovo a passare presso, salve, bonjour, presso un ristorante,
anzi uno dei ristoranti. Qua ci sta l'altro invece. Vi faccio una panoramica per farvi capire che lì dietro ci sta il mare. Qua ci sta un ristorante. Lì ci sta il ristorante dove puoi mangiare soltanto pasta. È una bella idea, solo pasta. Ok, siamo arrivati a mare. Un attimo, ci sono un po' di bambini. Allora, adesso giro la telecamera e la metterò a favore di spiaggia e di mare. La spiaggia è formata da sabbia finissima che dà sul bianco, anche se con questo sole dà veramente più sul giallo. Questa spiaggia ha come caratteristica le palme che crescono sulla spiaggia stessa. Particolare, particolare. Poi ci stanno campi da tennis. Campi da tennis. Aspetta, dove siamo? Ecco, campi da tennis. Scusatemi, pallavolo. Vabbè, pallavolo, tennis. Tanto ci stanno. E qui? Campi di calcetto. Beach soccer. Soccer, soccer. Mannaggia a me, dovrei fare più sport, dovrei fare. Allora, giro un attimo la telecamera e vi faccio vedere quello che sto vedendo io, che è meraviglioso. Allora, lì in fondo abbiamo il mare, ma prima di arrivare al mare passiamo qui dove ci sta un ristorante alla carta, dove si fanno i drink, dove si mangia pesce, dove si balla. Guardate, molto chic, molto chic. Si stanno preparando per la serata, quindi per adesso è tutto fermo. Maxi schermo dove per adesso sono state proiettate tutte le partite dell'Europeo, compresa le partite della nostra bellissima Italia. Guardate. Guardate che sciccheria! Questi gazebi sulla spiaggia, dove uno tranquillamente si può sedere e può bere e gustare il suo proprio, il suo drink. Guardate la spiaggia, spiaggia pulita, neanche un mozzicone di sigaretta, loro ci stanno molto attenti su queste cose. Guardate. È un mare stupendo, per adesso ha diversi colori, è un po' agitato perché ci sta un po' di vento, ma torna a dire, sono già quasi le 17 e qua a un certo orario si alza un po' il vento, però guardate che bello. Guardate bello, guardate là sotto. Là sotto è Hammamet. Quella è Hammamet. Lì sulla destra, in punta, quella è la Medina. La Medina di Hammamet, dove ci sta anche il cimitero famoso perché ci sta la tomba di Bettino Craxi. Lì in fondo, se si vede, c'è un grandissimo smile, ma quella è una mongolfiera che viene utilizzata appunto dai turisti quando si vogliono fare, vogliono vedere Hammamet dall'alto. Da quell'altra parte, oltre a vedere un bellissimo cammello di colore bianco e altri due cammelli seduti, vediamo se riesco a zoomare. Ecco, questo, ecco, vediamo se riesco, ecco, un po' di più. Benissimo. Lì possiamo notare che ci sta Hammamet Yasmin. Ci sta anche il porto lì.
Vi piace questa struttura? Spero di sì. Ma come queste ne abbiamo altre, quindi possiamo accontentare ogni desiderio, ogni capriccio, qualsiasi voglia. Strutture scelte e valutate da noi. Stiamo parlando di strutture 4-5 stelle idonee per gli italiani. Questo è importantissimo. Altra cosa importante è l'assistenza che noi diamo in loco. Altra cosa importante è il servizio navetta che noi mettiamo già compreso nel prezzo. Perché di offerte ce ne sono diverse che possiamo acquistare anche tramite internet. Ma nessuno mette un'assistenza italiana nel loco compreso nel prezzo e un servizio navetta andata e ritorno dalla struttura, che è importantissima. È importantissima. Quindi bisogna fare sempre due conti. Ricordo che offriamo anche servizi per italiani che decidono di trasferirsi in Tunisia, perché la nostra è anche una società di servizi, servizi alla persona e servizi alle imprese. Quindi chiunque volesse decidere di trasferirsi in Tunisia, perché? Perché vuole defiscalizzare o per altri interessi, io e Sara, con la nostra agenzia, siamo lieti di aiutarvi. E anche lì non male trovare degli italiani sul posto che ti possono dare una mano. Io e Sara, su ogni cosa, mettiamo la nostra bella faccia. Quindi, è segnale di fiducia. Per qualsiasi vostra scelta, affidatevi sempre a professionisti del settore. Meglio, come si dice, affidarsi prima che dopo. Perché in queste cose bisogna stare sempre con gli occhi ben aperti, perché sono sempre passi importanti. Altra cosa che aggiungo, trattiamo anche immobili, quindi anche case. Quindi il nostro servizio è un servizio a 360 gradi. Quindi prendiamo il futuro pensionato italiano che decida di trasferirsi e noi lo aiutiamo a 360 gradi a fare il tutto. Anche oltre alle pratiche ovviamente che andranno fatte di defiscalizzazione, anche lo aiuteremo a trovare casa. Nel frattempo passano bambini. Importante questo qui. Noi abbiamo il nostro ufficio ad Hammamet, un bel ufficio. Siamo io, Sara e Mohamed. Va bene ragazzi, vado, che ho lasciato Sara da sola, quindi la vado a ritrovare. Ciao a tutti!